Provi, onorevole. Ecco. Ok, chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento Segoni 4.50, derivante dalla riformulazione dell'emendamento 1.31. Avverto che l'eventuale approvazione di tale proposta emendativa, che incide nella parte conseguenziale sulla lettera B, comma 1 dell'articolo 5, comporterà la preclusione degli emendamenti Zaratti 5.1 e De Rosa 5.2, volti a sopprimere l'intero articolo 5. Questo perché sia chiaro. Prego, onorevole Maestri, sull'emendamento. Grazie Presidente, per annunciare il voto favorevole di Alternativa Libera Possibile. Grazie, onorevole Segoni, a titolo personale. Sì, grazie Presidente. Con questo emendamento, che mi sembra giusto anche tributare i meriti a chi di dovere, è stato scritto a più mani insieme a dei membri del Consiglio Nazionale dei Geologi, si va a cercare di ricompattare delle tematiche che di solito vengono trattate in maniera distinta dalla politica. Quando si parla di consumo di suolo non si può prescindere dall'assetto del territorio e quindi dai rischi idrogeomorfologici. E quindi si va ad inserire che bisogna stare appunto attenti anche a questi equilibri idrogeomorfologici e successivamente a fare in modo che gli interventi di rigenerazione urbana, se proprio devono essere fatti, almeno che non vengano fatti nelle aree a rischio, altrimenti sarebbe assurdo andare ad investire denari in zone che poi vanno a finire sotto acqua. Grazie. Grazie, onorevole Segoni. Allora, onorevole De Rosa voleva parlare? Prego, Presidente, onorevole. una domanda tecnica. Mi diceva che praticamente viene bloccato il 5.1 e il 5.2, ma sono soppressivi totali, cioè anche Sì, se si cambia una appunto. frase all'interno della. Allora, l'emendamento riformulato dell'onorevole Segoni incide per una parte sull'articolo 4, per la parte conseguenziale incide sull'articolo 5. Allora, poi non possiamo votare il soppressivo dell'articolo 5. Approvando il 4.50 dell'onorevole Segoni, che nella parte conseguenziale modifica l'articolo 5, successivamente noi non possiamo più abrogare l'articolo 5.